Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi trattiamo un argomento un po' spinoso. Pertanto, fate i bravi e iniziamo subito con la sigla. Elettrica o auto termica? Cerchiamo di capire in questo video quali sono le differenze tra le due tecnologie e dopodiché vi dirò la mia. Come sempre, questo video è un video un po' più personale, quindi non andrò nel tecnico. Per questo ci sono tanti altri video su YouTube fatti molto meglio di quanto io potrei mai fare. Ma per dirci la nostra sul tema, dobbiamo capire qual è la differenza di funzionamento a grandi linee tra le due tecnologie. La tecnologia termica è una tecnologia molto anziana, nasce alla fine dell'Ottocento ed è una tecnologia che utilizza del carburante all'interno di un motore per creare un'esplosione controllata. Andiamo con ordine. Il motore termico è composto sostanzialmente da dei pistoni. Questi pistoni possono essere 2, 3, 4, dipende sia dal tipo di motore, quindi dove andrà applicato, e dalla disposizione dei pistoni, cosa deve andare a muovere, eccetera, eccetera. Tutti i motori termici hanno più o meno lo stesso funzionamento, cioè c'è una camera di combustione, o meglio, ci sono tante camere di combustione, tante quanti sono i pistoni. Nel nostro caso si chiamano cilindri, di cui è provvisto il motore. All'interno di questa camera di combustione troviamo dunque il cilindro che fa un movimento su e giù, ed è proprio questo movimento ad azionare le ruote, a creare il moto. Poi il movimento del pistone arriva alle ruote mediante una serie di altri ingranaggi come il cambio, l'albero di trasmissione, eccetera eccetera, ma sostanzialmente è questo ciò che accade all'interno di un motore termico. Ma come avviene questo movimento? Avviene mediante appunto un'esplosione in testa. Questa esplosione in testa del cilindro che è generata da un lato dal carburante che andiamo ad immettere in questa camera di combustione e dall'altro dalla candela. La candela altro non è che è un dispositivo dove si crea una scintilla che permette l'esplosione. Questa azione, fatta decine, 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 decine di volte al minuto, genera un moto su un cilindro come anche negli altri di cui è provvisto il motore. Non entro nel dettaglio perché sennò rischiamo di perderci, questo video durerebbe ore intere e non c'entreremo il punto. Ovvio che poi c'è un sistema specifico, diverse tecnologie di funzionamento, abbiamo il motore a due tempi, a quattro tempi, la miscela aria carburante, insomma tutte varie cose che vi lascio comunque in questo video qui sopra, in cui sono spiegate molto bene. Anzitutto il carburante, caricare un serbatoio è molto veloce, lo si fa subito, e quando il motore termico venne inventato aveva anche un grandissimo vantaggio, quello di essere molto 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 portatile rispetto ai motori di un tempo. Parliamo di fine 800, quindi cioè, era un grosso vantaggio. E continuo a ribadire che la tecnologia termica è una tecnologia anziana perché appunto il principio di funzionamento di base del motore termico non è mai cambiato in tutti questi anni, perché si è dimostrato appunto molto funzionale. L'indice di trasformazione dell'energia impiegata rispetto a quella poi trasmessa alle ruote. Vedo di spiegarvela molto 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 semplicemente. Solamente una minima parte del potenziale energetico dell'esplosione viene convertita in moto. Quindi questo vuol dire che i motori termici hanno un tasso di efficienza alquanto basso. Dopodiché, rispetto anche ai motori elettrici, i motori termici non hanno la coppia immediata,
ci vuole un po' prima che arrivino alla coppia ideale. Ve ne ho parlato a grandissime linee in questo altro video, quando ho fatto un confronto tra cambio manuale e cambio automatico. I motori termici hanno tutta una serie di ingranaggi per consentirli di essere ottimizzati, e quindi più dispositivi che si possono rompere, e sono dei motori, rispetto ai motori elettrici, più complicati, non solo perché hanno una mole di componentistica maggiore, ma anche perché hanno un principio di funzionamento che è un po' più articolato rispetto ai motori elettrici, che vedremo a breve. Altro disagio che hanno i motori termici è quello dell'inquinamento, cioè tutti i gas di scarico che in un motore termico sono inevitabili. Ma non iniziare, calma, ci arriviamo. Vi giuro che tratterò la questione inquinamento in maniera un attimino più specifica più avanti. Abbiate un attimo di pazienza. Un motore elettrico invece è molto più semplice. Anche qui io parlerò del motore elettrico utilizzato nella stragrande maggioranza dei veicoli, cioè il motore a magneti permanenti. Non è l'unica tipologia di motore elettrico, ce ne sono altre, tuttora non molto applicate, per motivi di costi, efficienza, eccetera, per tanti motivi. Come funziona il motore a magneti permanenti? Dobbiamo avere in mente quello che accade quando mettiamo due magneti di segno opposto l'uno accanto all'altro. Si attirano. Questo attirarsi genera, come vi renderete conto, un moto, cioè un movimento. Che cosa però è generato questo movimento? Non dal fatto che, come molto spesso diciamo, dal fatto che ci sia un magnete positivo e uno negativo, che a grandi linee, ok, può andare bene per rendere il concetto, ma in realtà il movimento è generato dall'interazione che i magneti hanno con il campo magnetico. Questa loro interazione genera una differenza tra i due campi magnetici e li fa attrarre. Come funziona un motore quindi a magneti permanenti? Immaginate un motore a magneti permanenti come un cerchio con due magneti opposti tra di loro, quindi messi così, uno fronte all'altro, e in mezzo, con diverse forme, una bobina. Immaginate la bobina di rame. Questa bobina di rame genera un campo magnetico, prelevando l'energia dalla batteria. Il generare di questo campo magnetico fa girare i magneti, proprio li fa girare, e il moto concentrico genera il moto delle ruote. Anche qui l'ho ripreciso per la milionesima volta, l'ho semplificata a livelli disumani, però per farvi comprendere il concetto. Anche in questo caso vi lascio un video qui sopra che spiega bene come funzionano i motori elettrici a magneti permanenti. Oggi abbiamo in primis il fatto che il motore elettrico dia coppia immediata. Vediamo in tutte le auto ibride o totalmente elettriche che la coppia è la potenza scaricata sulle ruote, misurata in newton metro, che un motore è in grado di dare. Ecco, mentre nei motori termici il massimo della coppia arriva solamente a un certo numero di giri, nei motori elettrici questa coppia è immediatamente a terra, utilizzabile, fruibile. Altro vantaggio dei motori elettrici è che sono molto più semplici, dunque necessitano di molta meno manutenzione e hanno bisogno di un minor numero di componenti per poter funzionare. Infatti vi sarete accorti che nelle auto elettriche, ad esempio, il pianale è totalmente piatto. Questo perché? Perché non c'è bisogno di un albero di trasmissione e non c'è neanche bisogno della frizione, del cambio. I motori elettrici non ne hanno bisogno. Quindi meno componenti vuol dire meno cose che si rompono. I motori elettrici non emettono inquinanti. Fermatevi, non commentate adesso. Ci arriviamo tra un secondo, ve lo giuro. Tra gli svantaggi possiamo certamente parlare del peso delle batterie, ma non del motore elettrico in sé, delle batterie, ma anche qui. Questa è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, e dei tempi di ricarica, ma anche su questo fatto lascia un po' il tempo che trova.
Ci arriviamo tra un nanosecondo. Prima di dirvi come la penso e di argomentare, questione ecologica, questione inquinamento. Ora, quando si dice che i motori elettrici non generano inquinamento, partono subito le crociate per dire no, però la produzione di auto elettriche e delle batterie e la produzione di energia elettrica e lo smaltimento delle batterie. Allora, queste sono critiche che secondo me lasciano tantissimo il tempo che trovano. Perché? Perché molti produttori hanno dimostrato con modelli già in commercio che in realtà produrre un'auto elettrica, se si vuole, è davvero impatto zero. Ha impatto zero ovviamente nel bilancio, cioè una fabbrica che produce un'auto elettrica è vero, emette CO2 per la costruzione dell'auto, ma questo accade per la costruzione anche delle auto termiche, ma poi può compensare, quindi magari utilizzando degli interni particolari che compensino le emissioni di CO2. Quindi la storia che produrre un'auto elettrica inquina più che produrre un'auto termica è una grossa cagata. E come si crea l'energia elettrica? Questo non è un problema dei produttori. Cioè, non è che i produttori possono pur pensare a come viene creata l'energia elettrica. Peraltro anche questo è un fatto da sparare. Non è vero che l'energia elettrica che viene prodotta la produciamo quasi interamente da fonti inquinanti. Non è così. Non è assolutamente così, ragazzi. Cioè, vi lascio dei dati in descrizione su questa cosa, proprio per vedere i numeri, se non credete a me. E poi la grande critica. Ma le batterie poi un giorno inquineranno per smaltirle? Tutta questa storia mi ricorda molto delle cose che ho letto che si dicevano negli anni 70, quando uscirono i computer, iniziava la tecnologia ad entrare nelle case. Cioè, ma che fine faranno i computer, gli aggeggi elettronici, i rifiuti elettronici? Ok, condivido la preoccupazione, ma, calma. Anzitutto, francamente, credo che nessuna azienda abbia l'interesse né economico né commerciale di creare dei prodotti, delle batterie, in questo caso, che poi non è in grado di smaltire, perché questo genererebbe un sacco di problemi sia sul piano economico ma anche banalmente di immagine e marketing. Cioè, voi vi immaginate se tra 20 anni escono articoloni dove si vedono discariche piene di batterie Audi, per esempio? L'Audi non ci farebbe una bella figura, quindi credo proprio che i produttori, prima di entrare in un nuovo mercato e prima di aprire le porte a una nuova tecnologia, ci pensino 20 milioni di volte su queste cose, perché non sono cose che si improvvisano. Un'azienda non viaggia col guadagno immediato, un'azienda, soprattutto grandi marchi, viaggiano con una visione di medio e lungo periodo. Secondo punto avverso questa ipotesi. Ragazzi, la tecnologia ci ha sempre insegnato che con l'andare avanti dei processi produttivi gli stessi si efficientano. Vale tanto per le auto elettriche, quindi per i costi, di cui non ho nemmeno parlato perché è palese come da un bel po' di anni a questa parte il costo delle auto elettriche stia sempre più calando, sempre di più. Questo perché l'attività produttiva va avanti, la tecnologia si efficienta, migliora e dunque si abbassano i prezzi. Idem dicasi per lo smaltimento delle batterie. Nel momento in cui si smaltiranno sempre più batterie, è normale che si troveranno delle nuove tecnologie e delle nuove metodologie per il riciclo e lo smaltimento. Quindi questo terrore del ma cosa ce ne faremo? No. Comunque, fatta questa doverosa analisi e queste doverose precisazioni, qual è la mia preferenza? Beh, ovviamente un'auto elettrica. Il motore elettrico è il futuro, ragazzi. È inutile girarci attorno. L'elettrico è il futuro. E da un lato mi viene da dire meno male. Non azzanniamoci. Vi dirò qual è il mio punto di vista in tal senso. La maggior parte di noi, la stragrande maggioranza, si sposta in tragitti brevi o medi ogni giorno.
quindi non è che facciamo decine di centinaia di chilometri al giorno, e utilizziamo i nostri mezzi di trasporto principalmente in città. Le auto elettriche non inquinano, quindi per la vita quotidiana vanno benissimo, non fanno rumore, non c'è inquinamento dunque né di gas di scarico né tantomeno rumoroso. Le auto elettriche peraltro in città, e ve lo dice un possessore di una full hybrid, sono la rivoluzione, poiché il fatto di avere coppia subito non è una cosa che va sottovalutata, ma permette un'agilità soprattutto in città che non è da poco, in quelle piccole manovre, in quelle piccole svolte, in quei piccoli sorpassi che anziché fare in maniera più lunga vengono fatti in maniera immediata proprio in città, dove magari abbiamo meno spazio banalmente per effettuare un sorpasso perché sono strade piccole, ci sono più auto, quindi gli spazi sono minori. L'auto elettrica per la vita di tutti i giorni è rivoluzionaria, è la soluzione ideale. Leviamoci dalla testa tutti quanti che siamo tutti Schumacher o Hamilton, che dobbiamo andare a cercare la prestazione a ogni angolo di strada. No, è fuori dalla città, in altri ambiti applicativi. Allora, qui va fatto un distinguo. Allo stato attuale abbiamo un problema di infrastrutturazione. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che le auto elettriche già in questo momento hanno una autonomia che consente di fare anche medi e lunghi spostamenti, prevedendo le soste pari a quelle di un'auto termica, cioè pari a quando ti dovresti fermare per andare a fare benzina, il tutto consumando a livello di costo meno, non inquinando e avendo coppie immediate, quindi prestazioni molto migliori. Il problema però risiede nell'infrastruttura. Infatti, se mi chiedeste se io in questo momento acquisterei mai un'auto elettrica, vi direi no. Non perché le auto elettriche non siano competitive, anzi, perché in Italia e soprattutto al sud Italia c'è un problema di infrastrutturazione. Immaginate se tutti, per esempio, i rifornimenti di benzina avessero anche colonnine di ricarica elettrica. Il problema della durata delle batterie dell'elettrico sarebbe risolto, sarebbe strarisolto, poiché noi ci dovremmo fermare a fare una sosta ogni 3-4 ore, che poi peraltro è pure un buon range di tempo in cui fermarsi a fare una sosta durante un viaggio per ricaricare, anche perché non dobbiamo noi pensare di aver sempre bisogno della batteria al 100%. Nella maniera più assoluta non è che ogni volta che andiamo a fare benzina mettiamo il pieno, o meglio, lo possiamo fare, ma non è un pieno che ci è necessario per terminare il viaggio. Quindi, sia nella vita di tutti i giorni, dove non faremo mai 150 km al giorno, non credo che la maggior parte di noi faccia 150 km al giorno, e qui entriamo in un'altra grande macroarea, che è quella che secondo me è la resistenza tutta italiana al cambiamento. Cioè, nella società italiana c'è un po' il freno a mano tirato nel cambiamento, nell'innovazione, e questo porta anche le imprese, i privati, a non prendersi un rischio di fare investimenti importanti come quello dell'infrastrutturazione elettrica per la ricarica delle auto, perché sanno che è un investimento molto a rischio. Ora, a questo ci si può rimediare con l'intervento statale, senza dubbio, che già c'è, non mi spingo a dire se sia sufficiente o meno, so che c'è, ma vedo anche i risultati che si sono raggiunti in Italia, e quindi questo fa un po' tirare i remi in barca a quegli investitori che avessero intenzione di spingere in tal senso. Quindi il problema non è l'auto elettrica in sé, il problema è di contorno, lo dicono anche i numeri a livello europeo sulla quantità di auto elettriche ed infrastrutture presenti in Italia. L'unica nota positiva in tutto questo è che, a quanto vedo, al nord la situazione non è così disperata come al sud. Cioè, io, da abitante del sud Italia, non bisognerei mai di acquistare un'auto elettrica per viaggiare tutti i giorni. Cioè, no, ma mai, perché so che non potrei gestirla, non mi sarebbe funzionale. E il punto non è, come molti hanno detto in questi anni, ognuno dovrebbe avere la propria wallbox in casa per ricaricare. No, ragazzi, perché non è che ognuno di noi ha la pompa di benzina in casa. Bisogna rendere l'infrastruttura elettrica accessibile ovunque,
senza dover uscire pazzi e trovare un punto di ricarica. E questo è il punto. Stop. Anche lì, ragazzi, ci sarà l'elettrico. È inutile illudersi che il termico sarà eterno. Il termico, come ho già detto, è una tecnologia anziana che, secondo me, ha ormai fatto il suo tempo. Per carità, l'emozione del rombo, i pistoni che salgono e scendono, che li senti, ok, ci sta, ma a livello anche prestazionale, l'elettrico potenzialmente lo supererà il termico. Cioè, non è inutile nascondersi dietro a un dito. L'elettrico diventerà sempre più competitivo in termini sia di prestazione che di costi e sostituirà il termico. Questo avverrà anche nel mondo agonistico, anche nel mondo sportivo, anche nelle corse. Mettiamocelo in testa, cioè è una cosa con la quale fare pace con se stessi ed essere pronti. E io francamente non vedo l'ora che accada, perché l'elettrico, dal mio umile punto di vista, delle potenzialità immani, ha la capacità di dare una potenza immediata il termico non sarà mai in grado di dare. Meno emozioni? Non lo so. Per me emozione non è sentire il suono di un motore, o meglio, non solo quello, e più che altro la velocità. E su questo punto di vista l'elettrico, non vi dico che già adesso abbia messo la freccia di sorpasso, però, parlando in termini agonistici, sta prendendo la scia. E questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Vi leggo e vi rispondo nei limiti del possibile. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e condividetelo, e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video, perché arriveranno contenuti molto belli. E a breve partirà anche la stagione, la mia prima gara stagionale, quindi ci saranno sorprese. Ah, importante, seguitemi su Instagram, perché lì mi pubblico molto 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 spesso, quindi lì arriveranno bei contenuti. Mi raccomando, fate i bravi nei commenti, vi leggo, vi guardo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!